Ciao Tiziana, bentornati tutti quanti amici di Country Live, bentornati anche questa settimana all'ottava freccia. Abbiamo parlato diverse volte in queste settimane di temi ed elementi ricorrenti per quel che riguarda i testi e i brani della musica country. Oggi vorrei portarvi a portare o meglio la vostra attenzione su quella parte di country o comunque di musica legata al country che magari troviamo meno spesso o non troviamo affatto sulle piste da ballo o magari alle serate a cui siamo abituati. Poi qualcuno potrà contestarmi le varie ingerenze folk, la divisione tra country, folk e come le due cose appunto si interfaccino e si mescolino tra loro. Però quello che a me interessa far arrivare è che la musica country è stata in qualche modo foriera, è stata in qualche modo messaggera di quelli che sono stati in realtà dei temi e appunto dei messaggi fortemente legati a quella che era la situazione storica, a quella che era la situazione politica in America in determinati anni, anni molto caldi, anni di guerra. Stiamo parlando in modo particolare della guerra in Vietnam, ma stiamo parlando chiaramente di tutto quel periodo che è stato attraversato da movimenti pacifisti, movimento degli hippie e non solo, e che ha affrontato appunto queste tematiche anche semplicemente con una semplice chitarrina e la voce che portava chiaramente un messaggio di pace o un messaggio appunto contro determinate politiche. Parlando di guerra, parlando di Vietnam, chiaramente ci viene subito in mente un brano che naturalmente echeggerà sicuramente nella vostra mente, nelle vostre orecchie, avendolo sentito magari in film, cinema, TV e quant'altro. Sto parlando di Hello Vietnam di Johnny Wright, e che appunto ci dice, ci ripete in qualche modo nel suo ritornello: Goodbye, my darling, hello Vietnam. Quindi addio, mia cara, e ecco, ciao Vietnam. Quindi purtroppo chiaramente l'abbandono degli affetti e la necessità di dover andare in guerra. Attenzione, questo brano lo vede come una reale necessità, come non dobbiamo partire per conservare, per combattere per la nostra libertà. Pensiamo una cosa, che questi brani venivano trasmessi dalle radio, venivano ascoltati dai soldati, proprio perché la musica country, non solo, chiaramente come anche altri generi, come il rock and roll, come altri generi, erano in qualche modo un qualcosa che li riportava a casa e che li faceva sentire a casa anche quando erano fuori casa e quando erano in un ambiente tanto ostile e tanto alienante come poteva essere quello della guerra, e quindi era in qualche modo un gancio, era come una sorta di legame che li teneva attaccati a quelle che erano la loro famiglia, i suoni e quindi chiaramente anche le memorie di casa, della loro terra di casa. Parlando appunto di canzoni contro la guerra, ci viene naturalmente in mente anche Eve of Destruction, pezzo di Barry Maguire che affronta in modo molto molto importante, molto preciso determinate tematiche. Lui ci dice: ci troviamo alla Eve of Destruction, quindi alla Eve, vigilia della distruzione, il mondo sta esplodendo, in qualche modo c'è anche una critica ai pacifisti che dicono di essere contro la guerra, ma poi lui dice: But what's that gun you're toting? Ma se sei contro la guerra, che cos'è quell'arma che hai lì in braccio, che stai per utilizzare? E c'è anche una certa sfiducia nei confronti della politica, di questi senatori che in qualche modo deliberano a vuoto, nei confronti delle marce stesse, pacifiste, che dicono sì, ma tanto poi in fin dei fatti che cosa ci porteranno concretamente? E ci dice, con anche grande autocritica, ci dice: noi stiamo parlando dell'odio che sta esplodendo nella Cina, nella Red China, la Cina rossa comunista, ma facciamo un po' attenzione, pensiamo all'odio che c'è qui dentro il nostro paese, a Selma, Alabama, dove ci si odia tra vicini, dove ci si uccide tra vicini di casa. Molto importante, molto, molto impegnativo questo brano.
Parlando appunto di canzoni pacifiste o comunque di canzoni che hanno fatto il giro del mondo parlando di pace, sono arrivate fino a noi, sono molto diffuse anche in Italia, indipendentemente poi da un'accezione prettamente country o meno, possiamo ricordare chiaramente Jan Baez che con appunto la sua freschezza, con la sua voce sottile, la sua bellissima chitarra, ha portato in giro per il mondo brani come Farewell Angelina, che chiaramente non è un brano scritto da lei, è stato un brano scritto da Bob Dylan, e ci parla proprio del Vietnam, di questo ragazzo che deve abbandonare ancora una volta il suo amore per andare in guerra dove morirà. E quindi qui, rispetto a Hello Vietnam, c'è un altro aspetto, sì, l'abbandono della ragazza, ma per andare a fare qualcosa di orribile che porterà soltanto morte, non per portare una grande, diciamo, un grande ideale di libertà o altro. Sempre di Bob Dylan era un altro brano che Jan Baez ha portato in giro per il mondo, e non soltanto lei, perché stiamo parlando di Blowing in the Wind, che chiaramente è un brano che tutti quanti noi conosciamo, è diventato un vero e proprio, in qualche modo una vera e propria bandiera del pacifismo, è stato rifatto anche in varie altre chiavi, tra cui anche quella country. Hanno assunto accezioni country anche pezzi prettamente folk, come un pezzo che Jan Baez ha cantato e reso molto ce celebre, ha reso celeberrimo veramente ovunque, anche qui in Italia, come per esempio Where Have All the Flowers Gone, dove sono andati tutti i fiori, lei dice dove sono andati poi tutti i ragazzi, dove sono andati a morire, sono andati a morire chiaramente in guerra. È un brano che è stato scritto da Pete Seeger, e con l'aiuto tra l'altro di un letterato che poi ha in qualche modo aggiunto e modificato alcuni aspetti del testo, che è Ikerson, ed è un brano che, pensate, prende le origini, cioè che ha le origini, vede le sue origini in quello che era il folk ucraino, ed è stato reso in qualche modo famoso, è stato reso celebre appunto da il Placido Don, appunto da questo libro in cui viene citato. Quindi pensate che origini lontane e che commistione, diciamo, tra generi legati chiaramente da un filo comune. Poi ci sono anche situazioni in cui in realtà era talmente tanta l'attenzione per queste tematiche, magari c'erano dei brani che non c'entravano nulla con questo, ma che sono stati interpretati così. Ci ricordava Stefano Dal Compare, che saluto, degli Sweet Driver, poco tempo fa, in modo molto interessante sulla sua pagina Facebook, in cui stava appunto parlando del fatto che il 31 marzo prossimo, 21, ci sarà al Mondelli Stable, una bellissima serata a cui io, che ricordo tutti quanti voi, perché sarà veramente una bellissima serata in ricordo di John Denver. Lui ci parlava, appunto Stefano ci parlava di anzi, ha anche suonato e cantato per noi un bellissimo brano di John Denver, che è Living on a Jet Plane, quindi partendo su un jet plane, chiaramente un aereo, e ci racconta che inizialmente questo brano, tra l'altro, non si chiamava così, ma si chiamava Oh Babe, I Hate to Go, ok? Quindi, Oh Babe, odio il fatto di dover andare, cioè non voglio andare. E si pensava che fosse proprio riferito alla guerra, cioè al fatto che questa persona appunto non volesse partire per la guerra. In realtà non c'entrava assolutamente niente. Si trattava di nuovo della tematica del musicista che deve, suo malgrado, lasciare casa, lasciare l'amata, eccetera, per seguire la sua passione, per seguire la sua arte. Quindi diciamo che ha una tematica che non c'entra assolutamente nulla, e che è piuttosto riferibile a quello che noi abbiamo già trattato precedentemente nelle puntate dell'Ottava Freccia, che se non avete seguito trovate su YouTube o sulla pagina chiaramente di Country Live, e in cui si parlava appunto del fatto che il musicista, così come il cowboy, in qualche modo vive questa esistenza un po' raminga, dovendo abbandonare quella che è casa sua, quelli che sono i suoi affetti, per seguire quella che è la sua passione, quello che è il suo lavoro. E quindi in questo caso non c'entrava neanche niente, però a volte le interpretazioni dei brani sono anche molto soggette a quello che è il clima, a quella che è la mentalità, a quello che è l'argomento caldo di quel preciso momento in quel determinato paese. E forse è anche questa la bellezza della musica, il fatto che sia anche inserita in quelli che sono i contesti reali, veri, anche importanti. Non bisogna aver paura di parlare anche di tematiche forti, anche in modo apparentemente leggero, come può essere una canzone, ma in realtà tante volte arrivano di più proprio così. Io vi saluto, vi ringrazio, un bacione e alla prossima settimana.